Bene ragazzi, bentornati nel settimo episodio della Crede Allenatore su PES 2019 con la Lazio. Dovevamo giocare contro l'Udinese. Andiamo a giocarci subito. Questa è la formazione: Strakosha in porta, Varan Basta, Acerbi, Lucas Leiva, Parolo, Mbalom Berisha, Lulic, Marusic a centrocampo, trequartista Correa e Immobile punta. È iniziata, adesso Udinese Lazio. Bravo qui Immobile a recuperare palla. Poi Marusic per Correa. Correa. Immobile. Mbalom Berisha di poco. Subito la Lazio si fa sentire. Bravo Varan qui, che però si fa riprendere palla. Attenzione. Bravo Marusic. Parolo. Correaci. Come fuori gioco. Vabbè. Ma non lì. Bella questa palla, vai Marusic. Marusic, non ci credo. Ma non è possibile. Vabbè. Ora Varan. Ok. Berisha. Lulic. Immobile. Ancora per Lulic. Alla fascia libera si può centrare. Perché non l'ha preso? Comunque ancora. Correa ha cercato il tacco ma niente. Immobile non tira, vabbè comunque. Dai Lulic, su. Bravi. Ok, va bene. Immobile palo, non ho parole. Poi vabbè questo che non la pia. Mettimi Marusic. Bella sta palla. Correa! E c'è l'1-0 della Lazio in trasferta. Udinese 0, Lazio 1. Fine, proprio il 40, al 45esimo più 3 minuti di recupero. Ammazza che fortuna. Comunque andiamo subito al secondo tempo. Immobile.
Marusic, Parolo, Correa, Valon Berisha per Senad Lulic. Bella questa palla per Berisha, che la mette per Correa, miracolo. Poi ancora la Lazio, ma niente, qui inciampa Correa, non riesce a prendere palla. Comunque De Paul per non so chi, però Varane recupera. Vai Marusic. Al centro dove c'è da solo Correa, traversa, Cora Correa, deviazione del difensore. Vai, togliamo Ciro, mettiamo Caicedo, solo per farlo riposare un po'. Calcio d'angolo, Parolo al punto di battuta. La mette al centro dove c'è Caicedo, appena entrato, fuori. Farlo perché non voglio che si infortuni anche Parolo, perché ho scoperto dopo il video che si è infortunato Milinkovic-Savic, dovrebbe essere per 2 settimane. Comunque dopo andiamo a controllare. Rimessa laterale per noi, Acerbi, Varane, Bastas, Marusic, Correa, Caicedo, cercava Correa, niente però. Pressa Varane, occhio. Ok, parti Marusic. Bella questa palla, bravo. Correa, non ti stirare tu, eh. Correa, palo esterno, io non ci credo. Togliamo Correa, a fine di cambi così, lo so, però. Vai Cataldi, bravo Varane, vai, vai Luis, Marusic per Caicedo, che può scattare sulla fascia, Caicedo, Felipe Caicedo, ancora Caicedo che si accentra, Caicedo, a giro, Felipe Caicedo, firma il gol del 2-0 in teoria. Se non mi ricordo male, 2-0 in teoria. Vediamo. Infatti sì. Ok, Balic. Pressato da Luis che perde palla. Tensione, può chiudere qui la partita. Caicedo e finisce qua. Udinese spaccato dalla Lazio. Appena entrato, arriva Caicedo e fa la doppietta. Marcatura stretta su Caicedo hanno messo, che mo che è finita. Gli ha dato giallo, niente, gli ha dato niente, fischia arbitro, che è finita, no, arbitro, bravo, è finita qua e finalmente continuiamo a vincere. Adesso voglio andare a vedere l'infortunio di Milinkovic per quanto è. Ancora primi da soli.
La Lomberiscia da momento a 78. Adesso contro chi giochiamo? Contro il Frosinone. Sta crescendo sempre più tifosi accorrono alle partite per vederlo in azione. La squadra stella livello 1. Allora, che ci dicono? Comunque andiamo un attimo al volo a vedere che cosa. Milinkovic per 5 giorni. Però io direi di mettere adesso un po' i titolari, quindi Wallace e Radu. Se lo riesco a trovare, eccolo qui. Direi di metterlo. Mettiamo anche un bel. Dov'è? No, non sta qui. Ecco qui Luis Alberto. Ma direi di. Oddio, qui chi possiamo mettere? No, direi che va bene anche così. Io direi di andarla a simulare questa partita contro il Frosinone. Vediamo un po' che facciamo. Vinciamo 4-1. Siamo a 33 punti sopra l'Inter a 26. Osservazione. Sbagliato. Chi ci danno? C'è chi è? Rodriguez, ah, maestro Rodriguez, Rojas, Gervinho e Musonda. Ah, ci hanno aggiunto soltanto Musonda. Ah, scusate. Andiamo a giocarci questa partita. Poi andiamo. Ci concludo qui l'episodio. Nella prossima ho visto già che c'è la partita di Europa League e poi c'è il derby. Quindi cioè io direi di fare un po' di turnover per l'Europa League, perché comunque non è. Cioè siamo, dovremmo essere già passati. Ma comunque adesso poco importa, andiamo a giocare questa partita in casa per il campionato. Andiamo ad allungare i punti. Parolo. Marusic. Berisha. Lulic. Berisha ancora per Lulic, che cerca di mettere al centro una deviata e va in calcio d'angolo. Parolo. Al centro dove c'è Immobile da solo. Consigli la salva. Rimessa laterale per noi. Lucas Leiva per Luis Alberto. Marusic, Parolo. Berisha! Arriva il primo centro in bianco celeste per lui. Valon Berisha! E andiamo avanti così. Dove gliel'ha messa? Ecco Valon Berisha, che gol. Azione qui Marusic. La Lazio non si vuole più fermare. Marusic fuorissimo. Bravo Varan qui. Immobile per Luis.
Marusic, prendila sta palla, la mette al centro, mamma mia, Berisha qui ha rischiato la doppietta, ma di quanto è uscita fuori voglio vedere adesso, vorrei vedere di quanto è uscita fuori questa palla, oddio un po' sì, ma neanche tanto, da questa inquadratura poi non lo so. Ancora Varane, ma Papacchiara stavolta la tiene la palla. Burabia. Peluso. Toccaparolo. Poi Immobile. Luis. Ah, qui sbaglia il passaggio. Vai Radu, bravo. Lulic. Per Luis Alberto. No, ancora però la Lazio con il capitano Senad per però, ma dopo cos'è? Oh mio Dio, che gol! Che gol di Marusic! Adam Marusic! Gol di rovesciata di Marusic! Oh mio Dio! Mamma mia ragazzi, questo è proprio un eurogollo. Oh mio, oh, mamma mia, qui ha rischiato. Qua ha rischiato, qua abbiamo rischiato. Ancora però il Sassuolo fermato da Lucas Leiva, poi può ripartire. Luis per Immobile. Immobile, aspetta compagni. Aspetta Marusic, che può andare. La mette al centro dove c'è Luis. Fuori. Manca un minuto più recupero alla fine del primo tempo. Ok, finisce qui. Lazio in vantaggio per adesso nel primo tempo per 2-0 con un gol di Berisha e un gol strepitoso di Adam Marusic. Direi di far giocare subito Correa. Comunque è iniziato adesso il secondo. Boga. Intercetta qui Radu. Sbaglia qui il passaggio. Immobile la tocca ma non riesce a tenerla in campo. Lirola. Per Magnanelli. Ruba palla qui, Lulic, che poi Correa. Ancora Lulic. Immobile per Correa. Perde palla qui. Ancora bravo Lucas Leiva. Poi qua. Varane. Berisha. Correa. Qui sbaglia. Però recupera. Attenzione. Niente, ancora la Lazio. Immobile, mamma mia, qui l'ha presa malissimo. Ha girato veramente male la palla. Beh, comunque non fa niente. Se ne è qui, lasciato il buco alla Lazio, ma vuole essere rimedia. Poi Varane per Berisha. Lulic. Ancora Berisha che la mette al centro. Mamma mia. Lucas. Parolo. Prova la botta, consigli. Tranquillo. Poi la spazza giù per cercare Babacar. Però trova Varane, qui sbaglia il passaggio.
Attenzione a Matri, ex Lazio, ex partita, ex squadra per lui, la Lazio. Parola ancora per Correa, che cerca a sua volta Immobile, che passa. Immobile, consigli, non lo fa segnare, non gli fa passare una palla. Mettiamo Caicedo. Parolo al centro, la liscia, non la prende nessuno, la prende un difensore della Sassuolo. Poi però ancora la Lazio con Berisha. Berisha, giro palo, Marusic, doppietta per lui ed è 3-0. La Lazio chiude anche questa partita con due gol di Marusic, due gol, un gol fantastico del 2-0. Questo sulla ribattuta. Berisha, se faceva questo gol, era bello bello davvero. Caicedo, ben entrato, cerca Parolo, ma no, evitiamolo di farlo correre. Marusic tuo, va bene però lo stesso. E finisce qui. Vince la Lazio. Vinciamo noi per 3-0 con un gol fantastico di Adam Marusic. Comunque andiamo a vedere come siamo in classifica. Comunque, primi con 36 punti, l'Inter a 29. Io direi che per questo video è tutto. Milinkovic è tornato, ok. Direi che per questo video oggi è tutto. Ci vediamo con il prossimo video. E bella ragazzi!